Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto aveva detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio, dicendo: Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in esse si trovano, tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro padre, il tuo servo Davide, perché le nazioni si agitarono, i popoli tramarono cose vane? Si sollevarono i re della terra e i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato, con le nazioni e i popoli di Israele, si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato per compiere ciò che la tua mano e la volontà avevano deciso che avvenisse. E ora, Signore, volge lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano finché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui si erano radunati tremò, e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a lunedì 17 aprile 2023. Abbiamo ascoltato la prima lettura della Santa Messa di oggi, tratta dal quarto capitolo degli Atti degli Apostoli, versetti 23-31. È un testo sicuramente molto bello, molto affascinante, ed è molto attuale per noi questo testo. Se voi notate, c'è un termine importante che ritorna due volte. È il termine franchezza. Loro pregano dicendo: e ora, Signore, volge il tuo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola. E dopo, quando arriva lo Spirito Santo, scrive, gli Atti degli Apostoli scrivono che, colmati di Spirito Santo, proclamavano la parola di Dio con franchezza. È un dono dello Spirito Santo la franchezza. Questo essere decisi, questo essere chiari, questo non essere pusillanimi, questo essere coraggiosi, questo essere sì sì, no no, questo non cedere al compromesso, questo non avere paura da don Abbondio, no? Oppure non essere segnati dalla corruzione interiore del potere come Ponzio Pilato, oppure dalla falsità, dalla perversità come Erode. Il segno, il dono, la presenza dello Spirito Santo è data da questo tremare, no? Il luogo che trema, questa sorta di terremoto, e dalla franchezza. Loro la chiedono e Dio la dona. Quindi se loro la chiedono e Dio la dona, proprio come dono dello Spirito Santo, vuol dire che è veramente importante. Perché senza la franchezza, che è il dono dello Spirito Santo, che viene da Dio, non è che ce la possiamo dare noi, nessuno nasce leone, no? Si diventa leoni. Grazie a chi? Grazie allo Spirito Santo. Non abbiamo bisogno dello Spirito Santo per questo, per diventare dei leoni, se no faremo una vita da conigli. E grazie a questo dono noi abbiamo la possibilità di testimoniare e di proclamare la parola di Dio. Quindi Pietro, Giacomo e Giovanni andarono dai loro fratelli a riferire quanto
avevano detto gli scribi. E ecco, se voi andate a vedere, bisogna sempre andare a vedere il capitolo, no? Se andate a vedere il capitolo quarto degli Atti degli Apostoli, vedete che vengono appunto arrestati, vengono messi in prigione, 5.000 persone avevano creduto alla parola che era stata proclamata, poi vengono interrogati con quale potere, in quale nome avete fatto questo, e quindi Pietro, colmato di Spirito Santo, dice, dicono gli Atti degli Apostoli, spiegano, andate a vedere, vedendo, attenzione, il versetto 13, capitolo 4, ritorna a questo termine, vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni, rendendosi conto che erano persone semplici, senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. La franchezza, franchezza. La franchezza. La franchezza è proprio la cartina tornasole, è proprio il segno, il segnale, il riconoscimento, no? Che ti fa dire questi erano stati con Gesù. Poi vedono lì vicino l'uomo guarito, no? Vi ricordate? E quindi non sanno cosa replicare, perché quando una persona è franca, quando una persona è schietta, quando una persona è chiara, quando una persona è senza compromesso interiore, tu cosa gli rispondi? Non puoi rispondere. E questa è la cosa interessante. La persona franca fa domande e non ci sono risposte. Perché per poter rispondere a una persona franca dovresti essere franco anche tu, ma se tu non sei franco, tu non puoi rispondere a quelle domande, perché quelle domande svelano la tua ipocrisia. Questo è il punto. E quindi loro che cosa gli dicono? Gli dicono che li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare il nome di Gesù. E la storia poi si ripete sempre, eh? Non dovete parlare e non dovete insegnare il nome di Gesù. Il punto, il problema è Gesù, come sempre. Ma Pietro e Giovanni replicarono: se è giusto dinanzi a Dio obbedire a voi piuttosto che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Punto. Vedete la franchezza? Questa è la franchezza. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Quelli allora, ulteriormente minacciati, non trovando in che modo poterli punire, lasciarono andare a casa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. Quindi, rimessi in libertà, andarono dai loro fratelli e riferirono quanto hanno detto i capi dei sacerdoti e gli anziani. Ed è a questo punto che sale, no? Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio, dicendo, ecco, quando sentono il racconto, la prigionia, la persecuzione, le minacce che hanno ricevuto, quando tutti sentono questo, allora parte questa preghiera, no? Che è molto bella, è molto, molto lunga, no? Andatela a leggere, no? Che parte dal versetto 24b e dice: Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che in esse si trovano, tu che per mezzo dello Spirito Santo dici sei tu che il nostro padre Davide, il nostro padre, il tuo servo Davide, perché le nazioni si agitarono, ecco, l'abbiamo sentito, no? Quindi rifanno proprio una preghiera che parte come sempre, no? Si parte dall'opera di Dio, si parte dalla scrittura, dall'agire di Dio, poi si arriva a leggere la storia e poi si arriva a invocare l'intervento di Dio, no? Volgi lo sguardo alle loro minacce, concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola. E a quel punto il Signore interviene e gli dà il dono della franchezza, che già Pietro e Giovanni già avevano dimostrato, no? Con franchezza di parlare, ma gli altri probabilmente un po' si sono anche spaventati, cioè avevano timore, no? Di tutto quello che stava succedendo. E il Signore gli dà questo dono. Anche noi dobbiamo chiederlo, anche noi dobbiamo chiedere il dono della franchezza,
per saper difendere la gloria di Dio, l'onore di Dio, il diritto di Dio. Quante bestemmie si sentono oggi? Tutti hanno diritto di bestemmiare. Ma guai al primo che dice una parola. Tutti hanno il diritto di fare discorsi impuri, volgari, a doppio senso. Guai al primo che dice, ma veramente non mi sembra il caso che... Tutti hanno il diritto di vedere rispettata la loro fede. Tutti. Tu prova a bestemmiare o a insultare un credente di un'altra religione. Vieni denunciato, eh? Può essere denunciato di discriminazione razziale o comunque di discriminazione religiosa, può essere denunciato di antisemitismo, può essere denunciato, sono cose gravi, eh? Cioè, non voglio dire, non è mica una bazzecola, eh? Ma se lo fai contro Gesù di Nazareth va tutto bene, va sempre bene, nessuno da dire niente e nessuno farà mai niente. Perché contro Gesù di Nazareth si può fare qualunque cosa. Tu prova oggi a non rispettare le diversità, cosiddette, no? Di qualunque genere tipo, e rischi di finire in galera. Ma la diversità dell'essere cristiani, cioè di Cristo, questa non deve essere rispettata. Non ha diritti, non ha diritti, può essere calpestata. Bene, allora, noi abbiamo bisogno di questa franchezza. E io volevo leggere con voi, commentare velocemente, poi magari se non riesco a farla tutta la lascio a voi, una bellissima omelia che Papa Benedetto XVI il 22 aprile del 2007 tenne a Pavia, parlando delle tre conversioni di Sant'Agostino. Perché? Perché ho voluto scegliere questo, perché vedete, cioè, non è che uno si improvvisa franco dall'oggi al domani, no? Non è che adesso tutti usciamo e diciamo, ah sì, adesso io ho il dono della franchezza e annuncio la parola di Dio con franchezza. No, perché è un cammino. E noi siamo abituati a pensare che la conversione è una. Cioè io a un certo punto ho fatto una vita brutta, cattiva, a un certo punto mi converto e sono tutto di Gesù. Ecco, no. Ve l'ho già detto tante volte, le cose non vanno così. Ci vuole tempo e ci vuole progressione. Scrive il Papa, il cammino che dobbiamo fare, il cammino che Gesù ci indica, si chiama conversione. Ma che cos'è? Che cosa bisogna fare? In ogni vita la conversione ha la sua forma propria, perché ogni uomo è qualcosa di nuovo e nessuno è soltanto la copia di un altro. Capite? La conversione ha una forma propria. Cioè ognuno ha la sua conversione. E ogni conversione è una cosa nuova, perché ogni uomo è nuovo. Nessuno si converte uguale ad un altro. Ma nel corso della storia della cristianità, il Signore ci ha mandato modelli di conversione, guardando i quali possiamo trovare orientamento. Potremmo per questo guardare a Pietro stesso, cui il Signore nel Cenacolo aveva detto, tu una volta l'hai veduto, confermi i tuoi fratelli. Potremmo guardare a Paolo come un grande convertito. La città di Pavia parla di uno dei più grandi convertiti della storia della Chiesa, Sant'Aurelio Agostino. Egli morì il 28 agosto del 430 nella città portuale di Ippona, allora circondata da sedate dei Vandali. Dopo parecchia confusione di una storia agitata, il re dei Longobardi acquistò le sue spoglie per la città di Pavia, così che ora egli appartiene in modo particolare a questa città ed in essa e da essa parla a tutti noi in maniera speciale. Nel suo libro Le Confessioni, Agostino ha illustrato in modo toccante il cammino della sua conversione. Consiglio a tutti di leggere le Confessioni di Agostino, che col battesimo amministratogli dal vescovo Ambrogio nel Duomo di Milano aveva raggiunto la sua meta. Chi legge Le Confessioni può condividere il cammino che Agostino, in una lunga lotta interiore, dovette percorrere per ricevere finalmente la notte di Pasqua del 387 al fonte battesimale il sacramento che segnò la grande svolta della sua vita. Seguendo attentamente il corso della vita di Sant'Agostino, si può vedere che la conversione, attenti, non fu un evento di un unico momento, ma appunto un cammino. Quindi non dite mai, io mi sono convertito il tal giorno.
come se la conversione fosse un pacco fatto e finito. La conversione è un cammino, non è un momento. Siamo sempre in un cammino di conversione. E si può vedere che al fonte battesimale questo cammino non è ancora terminato. Come prima del battesimo, così anche dopo di esso, la vita di Agostino è rimasta, pur in modo diverso, un cammino di conversione, fino alla sua ultima malattia, quando fece applicare alla parete i salmi penitenziali per averli sempre davanti agli occhi, quando si autoescluse da ricevere l'Eucaristia per ripercorrere ancora una volta la via della penitenza e ricevere la salvezza dalle mani di Cristo come dono della misericordia di Dio. Così possiamo parlare delle conversioni di Agostino, che di fatto sono state l'unica grande conversione nella ricerca del volto di Cristo e poi nel camminare insieme a Lui. Qui il Papa ha sintetizzato tantissimo, ma certo ogni cosa che ha detto sarebbe da spiegare, ma come si fa? Quindi è un cammino di conversione, e qui molto bello, cita quando Agostino, nella sua ultima malattia prima di morire, lui fa proprio mettere alla parete i salmi penitenziali. Mentre noi nella parete, sulle pareti delle persone che stanno morendo, gli mettiamo la televisione accesa H24, Sant'Agostino fece mettere i salmi penitenziali, così da averli sempre sotto gli occhi e poterli leggere e meditare. I salmi penitenziali, non i salmi della misericordia, i salmi della penitenza. Interessante, Lui ha scelto questi. Ci sarà un motivo, ovviamente, no? Non credo che Sant'Agostino abbia fatto le cose a caso. Lui arrivò addirittura ad autoescludersi, cioè tra virgolette, no? È come se si fosse quasi autoscomunicato, tra virgolette, ovviamente. Cioè si è escluso dall'Eucaristia. Sant'Agostino. Noi che non tanto tempo fa abbiamo fatto mille versi perché non posso avere la comunione, perché che senso ha allora devo fare la comunione spirituale, perché no, ok? Lui si è autoescluso. Lui si è autoescluso. Io ricordo benissimo che qualche anno fa, nelle mie meditazioni, vi dissi proprio questo. Vi dissi, viviamo questo tempo, è inutile fare stacchi, fare polemiche, fare questioni. No, non serve, infatti non è servito niente, come avete visto, no? Ecco. Io vi ho detto invece in quel tempo, usiamo questi giorni, che certamente finiranno, ma usiamo questi giorni per percepire tutta la grandezza dell'Eucaristia, questo digiuno eucaristico che ci è imposto, usiamolo proprio come grazia per fare un cammino di ripreparazione al sacramento dell'Eucaristia. Mi ricordo benissimo quando vi dissi, arriverà il giorno in cui rifarete la comunione, sarà come una seconda prima comunione. Ecco, questo è quello che ha fatto Sant'Agostino. Sant'Agostino si è autoescluso per ripercorrere ancora una volta la via della penitenza. Ci ha fatto un cammino penitenziale. Si è sottratto dall'Eucaristia, non dalla messa, dall'Eucaristia, per rimettersi nuovamente in un cammino penitenziale e rivivere questo cammino penitenziale. E quindi ricevere la salvezza delle mani di Cristo come dono della misericordia di Dio, che poi si corona con ritornare alla comunione. Vedete? Quindi il Papa dice, dobbiamo parlare di conversioni, non di conversione. Vorrei parlare, scrive il Papa, di tre grandi tappe di questo cammino di conversioni, di tre conversioni. La prima conversione fondamentale fu il cammino interiore verso il cristianesimo, verso il sì della fede del battesimo. Quale fu l'aspetto essenziale di questo cammino? Agostino, da una parte, era figlio del suo tempo, condizionato profondamente dalle abitudini e dalle passioni in esso dominanti, ma anche da tutte le domande e i problemi di un giovane. Viveva come tutti gli altri, e tuttavia c'era in lui qualcosa di particolare. Egli rimase sempre una persona in ricerca. Questa è proprio la prima conversione, l'essere una persona in ricerca, perché se c'ho davanti un gnocco fritto, ma che ricerca vuoi che abbia un gnocco fritto?
C'ho davanti sto qui che ha due occhi che sembrano due triglielesse, tamo più bove. Ma che ricerca vuoi che abbia? Voglio dire, se la sua massima aspirazione è mangiarsi pane prosciutto leggendosi la Gazzetta dello Sport, fine. No, fine. Se la massima aspirazione della mia vita è pane prosciutto con la Gazzetta dello Sport, ok, abbiamo concluso ogni discorso. Se invece davanti a una persona in ricerca, questa è una persona che sta affrontando la sua prima conversione. Nonostante porta dentro tutte le sue passioni, tutte le sue condizionamenti del suo tempo, tutte le sue domande, tutti i suoi problemi, tutto, però l'importante è che sia in ricerca. Non si accontentò, scrive, non si accontentò mai della vita come essa si presentava e come tutti la vivevano. Era sempre tormentato dalla questione della verità. Ecco, vedete, questa è la prima conversione, questa ricerca della verità, questo non accontentarsi mai, questo non vivere come fanno tutti. Scrive il Papa, voleva trovare la verità, punto. Voleva riuscire a sapere che cos'è l'uomo, da dove proviene il mondo, da dove veniamo noi stessi, dove andiamo e come possiamo trovare la vita vera. Voleva trovare la retta via e non semplicemente vivere ciecamente senza senso e senza meta. Cioè il suo massimo scopo non era avere in mano il telefono dalla mattina alla sera e continuare a guardare i social e continuare a scrivere idiozie. Quest'uomo, pur con tutte le sue passioni, condizionamenti, tutto quello che volete, quest'uomo era un cercatore della verità, era uno che non si accontentava, era un inquieto. Si faceva le domande quelle profonde, era un cercatore di senso, voleva una meta, cercava uno scopo, un fine. La passione per la verità era la parola chiave della sua vita, scrive il Papa. È vero, verissimo, la passione per la verità. Ma noi che passione abbiamo? Stiamo attenti alla passione del gnocco fritto, eh? Qual è la nostra passione? Noi quando ci svegliamo al mattino che cosa pensiamo? Spero che il primo pensiero non sia la colazione. Eh? Cosa pensiamo noi appena ci svegliamo al mattino al caffè? O siamo inquietati dalla ricerca della verità? Se il nostro pensiero quando ci svegliamo al mattino è cappuccio e brioche, ecco, non c'è conversione, capite? Non c'è conversione. Siamo ancora prima. La persona vita era la parola chiave della sua vita. E c'è ancora una peculiarità. Tutto ciò che non portava il nome di Cristo non gli bastava. Bellissimo. Tutto ciò che non portava il nome di Cristo non gli bastava. Non era sufficiente. Solo Gesù era sufficiente. Noi invece. A noi ci basta tutto tranne che Gesù. L'amore per questo nome, ci dice, lo aveva bevuto col latte materno. E sempre aveva creduto, a volte piuttosto vagamente, a volte più chiaramente, che Dio esiste e che Egli si prende cura di noi. Ma conoscere veramente questo Dio, familiarizzare davvero con quel Gesù Cristo e arrivare a dire sì a Lui con tutte le conseguenze, questa era la grande lotta interiore dei suoi anni giovanili. Egli ci racconta che per il tramite della filosofia platonica aveva appreso e riconosciuto che in principio era il Verbo, il Logos, la ragione creatrice. Ma la filosofia non indicava alcuna via per raggiungerlo. Questo Logos rimaneva lontano e intangibile. Solo nella fede della Chiesa trovò poi la seconda verità essenziale, il Verbo si è fatto carne. E così esso ci tocca, noi lo tocchiamo. All'umiltà dell'incarnazione di Dio deve corrispondere l'umiltà della nostra fede, che depone la superbia saccente e si china entrando a far parte della comunità del corpo di Cristo, che vive con la Chiesa e solo così entra nella comunione concreta, anzi corporea, con il Dio vivente. Non devo dire quanto tutto ciò riguardi noi, scrive il Papa. Rimanere persone che cercano, non accontentarsi di ciò che tutti dicono e fanno. Persone che cercano e che non si accontentano di tutto ciò che gli altri dicono e fanno, e soprattutto che non vivono la loro vita in base alla televisione. Non distogliere lo sguardo dal Dio eterno e da Gesù Cristo. Imparare sempre di nuovo l'umiltà della fede nella Chiesa corporea di Gesù Cristo. Ah, bellissimo, no? La sua seconda conversione
Agostino ce la descrive alla fine del secondo libro delle sue confessioni con le parole: oppresso dai miei peccati, dal peso della mia miseria, avevo ventilato in cuor mio e meditato una fuga nella solitudine. Tu però me lo impedisti confortandomi con queste parole: Cristo è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto per tutti. Che cosa era successo? Dopo il suo battesimo, Agostino si era deciso a ritornare in Africa e lì aveva fondato con i suoi amici un piccolo monastero. Non so quanti di noi lo sapevano, no? Che Sant'Agostino aveva fondato un monastero. Ora, la sua vita doveva essere dedita totalmente al colloquio con Dio, alla riflessione, alla contemplazione della bellezza e della verità della sua parola. Così egli passò 3 anni felici nei quali si credeva arrivato alla meta della sua vita. In quel periodo nacque una serie di preziose opere filosofiche. Nel 391 egli andò a trovare nella città portuale di Ippona un amico che voleva conquistare la vita monastica. Ma nella liturgia domenicale, alla quale partecipò nella cattedrale, venne riconosciuto. Il vescovo della città, un uomo di provenienza greca che non parlava bene il latino e faceva fatica a predicare, nella sua omelia non a caso disse di avere l'intenzione di scegliere un sacerdote al quale affidare anche il compito della predicazione. Immediatamente la gente afferrò Agostino e lo portò di forza innanzi, perché venisse consacrato sacerdote al servizio della città. Vedete la vocazione? Subito dopo questa sua consacrazione forzata, Agostino scrisse al vescovo Valerio: mi sentivo come uno che non sa tenere il remo e a cui tuttavia è stato assegnato il secondo posto, il timore. E di qui derivano quelle lacrime che alcuni fratelli mi videro versare in città al tempo della mia ordinazione. Il bisogno della vita contemplativa era svanito. La vita di Agostino ne risultava fondamentalmente cambiata. Ora egli doveva vivere con Cristo per tutti. Doveva tradurre le sue conoscenze, i suoi pensieri sublimi nei pensieri nel linguaggio della gente semplice della sua città. La grande opera filosofica di tutta una vita che aveva sognato restò non scritta. Qui, secondo me, sicuramente Papa Benedetto sta parlando un po' anche di sé. E lui è stato un po' Sant'Agostino. Al suo posto ci venne donata una cosa più preziosa, il Vangelo tradotto nel linguaggio della vita quotidiana. Ciò che ora costituiva la sua quotidianità lo ha descritto così: correggere gli indisciplinati, confortare i pusillanimi, sostenere i deboli, confutare gli oppositori, stimolare i negligenti, refrenare i litigiosi, aiutare i bisognosi, liberare gli oppressi, mostrare approvazioni buone, tollerare i cattivi, amare tutti. Continuamente predicare, discutere, riprendere, edificare, essere a disposizione di tutti è un ingente carico, un grande peso, un'immane fatica. Fu questa la sua seconda conversione. Lottando e soffrendo dovette continuamente realizzare. Sempre di nuovo essere lì per tutti, sempre di nuovo insieme con Cristo, donare la propria vita affinché gli altri potessero trovare Lui la vera vita. Questa è la seconda conversione. Parto con un'idea, monastero, vita contemplativa, e finisco sacerdote che predica. Quindi, sempre di nuovo essere lì per tutti, con Cristo, donare la vita, affinché gli altri possano trovare Lui, la vera vita. Quindi anche il suo desiderio di studio, di raccoglimento, di fare le sue cosine, no? Tutto svanito. E quindi la grande opera filosofica di tutta una vita che aveva sognato non la scrisse mai. Però ci ha dato il Vangelo tradotto nel linguaggio quotidiano, che quello che vi ho letto, no? Correggere gli indisciplinati, confortare i pusillanimi, eccetera. Vedete questa opera di educazione del popolo di Dio. E poi conclude, c'è la terza tappa decisiva nel cammino di conversione di Sant'Agostino. Quindi Sant'Agostino ha conosciuto 3 conversioni. Quindi, dopo la sua ordinazione sacerdotale, egli aveva chiesto un periodo di vacanza per poter studiare più a fondo le Sacre Scritture. Il suo primo ciclo di omelie, dopo questa pausa di riflessione, riguardò il discorso della montagna. Vi spiegava la via della retta vita, della vita perfetta indicata in modo nuovo da Cristo. La presentava come un pellegrinaggio sul Monte Santo della parola di Dio. In queste omelie si può percepire ancora tutto l'entusiasmo della fede appena trovata e vissuta, la ferma convinzione che il battezzato, vivendo totalmente secondo il messaggio di Cristo, può essere appunto perfetto. Circa 20 anni dopo, qui adesso Papa Benedetto dice una cosa, guardate, importantissima, state bene attenti. Circa 20 anni dopo, Agostino scrisse un libro intitolato Le ritrattazioni. Io credo che ciascuno di noi
debba avere sempre accanto il libro delle proprie ritrattazioni. Chi non ha il libro delle proprie ritrattazioni è un superbo. È proprio una persona che è meglio evitare. È fondamentale avere le proprie ritrattazioni. E se uno non ha mai fatto ritrattazioni del suo pensiero, è un superbo. Quindi è ottuso. A circa 20 anni dopo, Agostino scrisse un libro intitolato Le ritrattazioni, in cui passa in rassegna in modo critico le sue opere redatte fino a quel momento, apportando correzioni laddove nel frattempo aveva preso cose nuove. Cioè lui si corregge da solo. Avete capito? Cioè riprende le cose che aveva detto e dice no, qui, qui e qui non va più bene. Bisogna ritrattare. Bisogna rivedere. Bisogna correggere. Perché dopo 20 anni ho capito che quello che avevo scritto non va più bene. Non va più bene perché era incompleto, perché era sbagliato, perché andava detto in un altro modo. Quindi lo ritratta. È fondamentale ritrattare. Cioè, nessuno di noi è Dio, no? Che è una parola eterna. Noi siamo in cammino. Riguardo all'ideale della perfezione, nelle sue menie sul discorso della montagna annota: nel frattempo ho compreso che uno solo è veramente perfetto e che le parole del discorso della montagna sono totalmente realizzate in uno solo, in Gesù. Tutta la Chiesa invece, tutti noi, inclusi gli Apostoli, dobbiamo pregare ogni giorno, rimette a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Agostino aveva preso un ultimo grado di umiltà, non soltanto l'umiltà di inserire il suo grande pensiero nella fede della Chiesa, non solo l'umiltà di tradurre le sue grandi conoscenze nella semplicità dell'annuncio, ma anche l'umiltà di riconoscere che a lui stesso l'intera Chiesa peregrinante era continuamente necessaria alla bontà misericordiosa di un Dio che perdona. E noi, aggiungeva, ci rendiamo simili a Cristo, il perfetto, nella misura più grande possibile, quando diventiamo come Lui persone di misericordia. E qui si potrebbe citare Shakespeare, che vabbè, adesso non mi metto a citare neanche Shakespeare, perché se no andiamo a finire a fare 2 ore di meditazione. E, quindi... lui fa queste ritrattazioni, impariamo a ritrattare i nostri pensieri, anche davanti ai nostri figli, anche davanti agli educandi, anche davanti ad altre persone. Uno dice, guardate, ho detto fino adesso questa cosa, ho sbagliato. Non è completa. Perché ho capito che doveva essere detta in un altro modo. Oppure dovevo proprio non dirla. Ho sbagliato a dirla. E questo discorso sulla perfezione è interessante, no? Quindi prima la presento come... una perfezione per tutti, e poi dice, no, un momento, aspettate, in realtà il perfetto è Gesù. Noi invece siamo in cammino. Noi siamo in cammino. E abbiamo bisogno sempre della misericordia di Dio. In che maniera ci rendiamo simili al perfetto, che è Gesù? Se proprio vogliamo essere simili a Gesù, in che modo diventiamo simili a Gesù? Quando siamo simili a Gesù? Quando ci avviciniamo tanto alla perfezione? Quando siamo misericordiosi? Come lui è misericordioso? Ecco, io ho voluto leggervi questa bellissima omelia, almeno secondo me è bellissima, poi magari a voi non piace, ma io la trovo bellissima, di Papa Benedetto XVI del 24 aprile 2007 a Pavia, sulle 3 conversioni di Sant'Agostino. Credo che ci siano dentro tanti spunti, ho dovuto leggerla velocemente perché il tempo tiranno. Ci sono tanti spunti, quindi la franchezza di cui abbiamo parlato all'inizio, che è fondamentale, fa parte di questo cammino di conversione. Gli apostoli l'hanno avuta dopo una preghiera come dono di Dio. Ma, come ogni dono di Dio, poi bisogna continuamente rinnovarlo, no? Bisogna custodirlo, che sennò si può anche perdere. E quindi noi possiamo vedere un po' a quale conversione siamo arrivati. A quale delle 3. Magari nessuna delle 3. Magari siamo ancora prima. Va bene. L'importante è essere coscienti e fare tutto il nostro possibile per. Vi auguro di cuore una santa giornata.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Siamo dato Gesù Cristo, sempre sarà.